anticipazione un posto al sole. Dolly parteciperà alle nozze di Guido e Mariella. Cresce senza sosta l'attesa dei nuovi episodi di Un posto al sole. Il grande annuncio in questi giorni è stato accompagnato da un bellissimo e toccante video promozionale che sta tuttora circolando su diversi canali televisivi Rai, attraverso cui si sottolinea che la soap manca in video da ben 100 giorni. Per l'occasione è stata scelta una canzone di Caterina Caselli, brano del 1966, intitolata non a caso 100 giorni. Il suddetto video promozionale è interessante anche per un altro motivo. Ci fa capire che senza ombra di dubbio a breve assisteremo a un lieto evento, e ovvero il matrimonio di Guido e Mariella. Le scene sono state girate proprio in questi giorni e molte di esse sono state anche inserite nella pubblicità in questione. In attesa delle attesissime nozze, vi annunciamo che esse vedranno anche la partecipazione della simpaticissima Dolly, la sorella maggiore di Assunta, ex consorte del Del Bue. Addolorata in passato ha avuto molto spazio negli spin-off della serie, soprattutto in quelli in onda nei mesi estivi. Impetuosa, pronta a tirare su di sé l'attenzione in qualsivoglia circostanza e soprattutto convinta di possedere i doti da femme fatale, Dolly in passato si è innamorata di un uomo, Pompeo, con il quale è finita a seguito della scoperta dell'omosessualità di lui. Addolorata ha subito anche il fascino di Guido ed è per questo motivo che al suo matrimonio potremo vederne davvero delle belle. Un posto al sole, parlano gli attori. Valentina Pace vuole nuove storie per la sua Elena. Marina Tagliaferri racconta come stanno avvenendo le riprese e svela che verso la metà di giugno 2020, come ben sapete, gli attori della fortunata soap italiana sono ritornati sul set dopo mesi di chiusura forzata a causa della pandemia che ci ha colpiti. In una recente intervista l'attrice Valentina Pace, che a Un posto al sole veste i panni della madre di Alice Pergolesi, Elena Giordano, è intervenuta nel merito e ha affermato che non vede l'ora di essere scritturata per nuove avvincenti storyline. Attualmente la figlia della bella imprenditrice vive a Londra. Non sembra previsto un immediato ritorno sulla scena, anche se dopo l'emergenza Covid-19 ogni previsione lascia il tempo che trova. L'interprete però si augura di essere al più presto introdotta nella trama ed essere invischiata in nuovi filoni narrativi e nuove vicende appassionanti. E non solo. Si augura che addirittura le si aprano nuove porte e nuovi orizzonti. Valentina dunque vuole ritornare Un posto al sole con un ruolo più attivo. Quanto alla sua vita privata, sappiamo che da anni convive con il suo compagno Stefano Moruzzi, con il quale ha due bambine, Alice e Matilde. Con Stefano ha grandi progetti in cantiere, tra cui sposarsi al più presto. Purtroppo a ritardare il tutto negli ultimi tempi sono stati soprattutto gli impegni di lavoro del suo amato. Ma ci ha assicurato che entrambi hanno voglia di coronare questo grande sogno e che a breve si ritornerà sull'argomento. La Pace nella sua lunga intervista ha parlato anche delle sue passioni, tra cui figura quella per i fornelli. Si tratta di una passione di famiglia che la diverte e la rilassa molto. E adesso passiamo a Marina Tagliaferri, la bravissima e simpaticissima interprete di Giulia Poggi. Di recente l'attrice, insieme ad altri personaggi e alla troupe di Un posto al sole, ha ripreso a girare e, come vedremo presto in TV, sarà impegnata nella storyline riguardante la simpatica cagnolina Bricca, vicenda che ci regalerà non poche sorprese. Quanto alle misure igienico-sanitarie adottate per contenere il rischio dei contagi, la nostra Giulia ci ha raccontato un po' come vengono girate le scene. Afferma che lei e gli altri interpreti stanno continuando a provare e a riprendere le battute con le mascherine, che vengono però tolte qualche istante prima di girare le scene. Il tutto è molto utile, anche se deve ammettere che in certi casi è abbastanza straniante. Ad abbattere gli evidenti limiti concorre il fatto che Un posto al sole è una grande e consolidata famiglia, per cui tutte le difficoltà, anche quelle minime, vengono affrontate e superate insieme. Forse però, come da lei stessa specificato, c'è meno allegria sul set. Girando per gli studi della Rai, infatti, avverte una sorta di rispettoso silenzio di sottofondo. Prima della pandemia, di contro, c'era sempre un gran fracasso. Marina ha rivelato anche il suo segreto per sciogliere le tensioni. Quando è all'aperto, le basta mirare la bellezza del Golfo di Napoli per stare meglio. La situazione Un posto al sole è cambiata rispetto a qualche mese fa. Tuttavia, come gli altri, è molto attenta a rispettare il protocollo sanitario e non commettere errori e a rispettare le distanze.
Infine ha specificato che tali norme sanitarie nazionali avranno delle forti ripercussioni, soprattutto sulle coppie della serie. Non a caso ha ammesso che gli attori si baceranno di meno, anzi per niente. E assisteremo a baci e a momenti di vicinanza fittizi, fantasma, ovvero solo immaginati. Anche questa volta il nostro lungo racconto, dopo tante news, volge a conclusione. Spoiler, anteprime, gossip e interviste sulla nostra soap preferita torneranno prestissimo per regalarci tante emozioni. Anticipazione un posto al sole, intervista all'attrice Nadia Carlomagno. Io e Nunzia Curcio siamo molto diverse. Nunzia Curcio è la forte quanto determinata madre di Clara, la cameriera amante di Alberto Paladini. La donna interpretata dall'attrice Nadia Carlomagno è stata l'ex moglie del potentissimo boss Mariano Tregara, padre della bella Clara, un uomo feroce e senza scrupoli che molto presto tenderà una trappola mortale per colpire Gennaro Vella. In una recente intervista l'interprete di Nunzia ha affermato di essere rimasta subito affascinata dal personaggio che le è stato affidato. È mamma e grande lavoratrice e tutto ciò rispecchia molto la contemporaneità. L'attrice ha inoltre ammesso che entrare a far parte di una serie così ben articolata e collaudata è un'esperienza di grande prestigio, in quanto le ha consentito e le permette tuttora di mettersi in gioco, di sperimentarsi e di mettere in campo tutte le conoscenze e le competenze apprese nel campo della recitazione. Definisce un posto al sole una famiglia straordinaria, dove è stata accolta da attori e produttori con grande entusiasmo e calore. Nunzia ha sempre nascosto alla figlia gli affari criminali di Mariano, credendo in questo modo di proteggerla. Come tante altre donne, si è lasciata in passato trasportare dalla passione, senza pensare alle conseguenze ed esponendosi a gravi rischi. A un certo punto della sua vita, ha aperto gli occhi sull'uomo che le era accanto, a fronte di innumerevoli sacrifici, ha ripreso in mano le redini della sua vita, soprattutto per amore di figli. Nunzia è una donna che in un certo senso ha rinunciato al piacere derivante dall'amore per salvare se stessa. La Curcio e Nadia sono molto diverse tra loro e questo l'attrice lo trova come un qualcosa di estremamente positivo e stimolante, non come un limite. Tuttavia è riuscita a mettersi in sintonia con il suo personaggio, a entrare in empatia con la sua personalità e a stabilire non pochi punti di contatto. Di Nunzia apprezza la tenacia, la capacità di superare le complessità del quotidiano, la forza innata che hanno tutte le donne e soprattutto le mamme. Nunzia è scaltra e furba. È una roccia e questa è una caratteristica da non sottovalutare. Con Imma Pirone, l'attrice che veste i panni della figlia sul set, è nato uno splendido rapporto. Imma lavora molto sulla relazione e sul sentire profondo. È attenta ai dettagli e ai piccoli gesti. Ama mettersi in gioco e per questo motivo la Carlomagno adora tantissimo recitare con lei. Un posto al sole ha da poco riaperto i battenti dopo settimane e settimane di lockdown. Nunzia e Clara si rivedranno ancora per la nostra Curcio, la cameriera amante dell'imprenditore è un personaggio da non sottovalutare, anche per la dimensione pedagogico-educativa che può assumere dal momento che molte ragazze vivono attualmente o hanno vissuto la sua stessa condizione. Nadia nel tempo libero, quando non lavora, dedica molto tempo alla sua famiglia e ai suoi figli, con i quali ama dialogare e intavolare discorsi costruttivi. Può ancora viaggiare, ascoltare musica, andare al cinema o al teatro. Infine, per quel che riguarda i suoi desideri, ha rivelato di avere uno spazio a casa senza mobili, un open space che reinventa ogni giorno. Il coronavirus, con tutte le sue complessità, ci ha insegnato in realtà tante cose, tra cui la possibilità di realizzare professionalmente qualcosa. Tra i suoi sogni nel cassetto, infatti, figura quello di lavorare su un personaggio che rispecchi coloro che non hanno voce, a cui i diritti vengono continuamente negati e che sono costretti a vivere ai margini della società. E voi? Cosa ne pensate del personaggio della Curcio? Anticipazione un posto al sole. Ripresa delle puntate inedite. Si ripartirà con un evento drammatico. La ripartenza di un posto al sole è ormai vicina. L'amata soap napoletana ritornerà sui nostri teleschermi, salvo variazioni dell'ultima ora, su Rai 3, a partire dalle 20.40, lunedì 13 luglio 2020. Come già precisato in un nostro precedente video, questa sarà anche la prima estate senza la consueta pausa estiva, che avveniva in concomitanza con il Ferragosto. Tale decisione presa dagli autori in queste ore è estremamente comprensibile, visti i lunghi mesi di stop legati all'emergenza sanitaria
purtroppo ancora viva. Un posto al sole dunque tornerà ad appassionarci e le prime scene riguarderanno il matrimonio in crisi di Serena Cirillo e Filippo Sartori. La donna mamma della piccola Irene sta frequentando l'affascinante quanto enigmatico sosia di Tommaso, Leonardo Arena, custode di foschi segreti. Pare che la loro acerba relazione continuerà e resta da chiedersi che cosa ne penserà Filippo, il quale intanto ferito stringerà un legame sempre più intenso con la solare quanto determinata skipper Cristiana. E non è tutto. Stando ad alcuni rumors, l'evento più forte e scioccante cui assisteremo sarà un grave attentato. E adesso sarà collegato alla trama riguardante l'ascesa del boss Mariano Tregara a Napoli. Contro questo cattivo personaggio si sono schierati gli avvocati Nico Poggi e Susanna Picardi, nonché l'integerrimo magistrato Eugenio Nicotera. Negli episodi pre-pausa l'uomo aveva ricevuto non poche intimidazioni da parte del capo clan, tanto che Viola non aveva esitato ad esprimere tutte le sue preoccupazioni in merito. Il padre di Clara, negli appuntamenti dopo lo stop, lascerà intendere di star progettando qualcosa di veramente grosso per spaventare i suoi nemici. E questo qualcosa sarà un attentato. Esso sarà atteso a colpire Gennaro Avella, suo ex collaboratore, e purtroppo coinvolgerà anche altri due personaggi. Stiamo parlando di Susanna e Eugenio. Come rumoreggia da più parti in rete, ad avere la peggio sarà la Picardi e il Nicotera, e il figlio di Renato, seppur profondamente colpiti dall'ingiustizia subita, sceglieranno di andare comunque avanti, nonostante gli eventi rischi. Viola intanto appoggerà sempre meno le scelte del consorte, e ciò porterà i coniugi Nicotera ad allontanarsi? Vedremo. Per scoprirne maggiori dettagli non resta che attendere le nuove news sull'argomento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.